Attila. Stamattina, insomma, ha piovuto fino a mezzogiorno qui ad Andria. Pallone in profondità, attenzione, tocco regolare, la conclusione, rete, rete di diritto, vantaggio della Fidelis, vantaggio della Fidelis Andria dopo 3 minuti di gioco. Pare a ripartire, chissà, in una ripartenza di rimessa. Pallone proprio per la Boba, proprio per la rete, in mezzo, l'uscita di Costantino non perfetta, la conclusione, la rete. L'uscita non perfetta di Costantino, con i pugni arriva alla fortezza e col piatto destro mette la sfera in rete, raddoppio della Fidelis Andria. Cambio con Riontino, ancora per la Vopa, prova ad andare lungo l'auto di destra, attenzione la Vopa prova a ricrossare, poi l'ultimo tocco, ancora la Vopa prova a rientrare, ancora la Vopa in area di rigore, pallone per la fortezza, prova a rimettere dentro, colpo di testa, rete, rete. È il gol da parte di diritto. Altre partite, quindi c'è la possibilità fino alla fine di rimettersi in gioco. Calcio di punizione intanto. Pizzolla direttamente in porta e la palla in rete. Pizzolla 3-1. Calcio di punizione, pallone in rete. C'era andato lo stesso Leo, ma la deviazione. 21esimo minuto. Pizzolla accorcia le distanze.